Amici, oggi ci prepariamo a montare questo scarico Liuvinci in titanio sulla Jeep. Tiriamo via l'ultima curva che avevo montato e montiamo questo tipo di scarico. Ci aiuteremo con questo pipe, con questo pezzo che qui va ad attaccarsi perfettamente nella sua sede. E qui andremo a saldare sullo scarico del fuoristrada. Ecco qua il terminale di scarico artigianale che era stato fatto. Qua c'è la sua fascetta, verrà smontata la fascetta, verrà sfruttata questa porzione di tubo. Qui verrà saldato la pipe che vi ho fatto vedere prima, e qui verrà il terminale. Lasciare sempre un millimetro d'aria. Qui c'è la svasatura, vedete, a 45 gradi del taglio, in modo da andare a riempire con la saldatrice. Mettiamo due punti, uno sopra, uno sotto, e poi cominciamo a saldare tutto.
Ora montiamo il supporto in gomma sul terminale di scarico. Per fissarlo ho preso un vecchio bullone da 10, l'ho piegato, l'ho tagliato. La testa del bullone la andiamo a saldare al telaio. Ok? Dall'altra parte abbiamo questo qui che è un tubo schiacciato e saldato che andiamo a imbullonare sulla fascetta dello scarico. Ragazzi, si è fatto buio, purtroppo l'inverno è così. Ecco qua la modifica fatta. Terminale di scarico appena messo. Ho acceso un paio di LED per farveli vedere. Qui c'è la molla. Terminale. La vecchia fascetta. Questo è il raccordo nuovo che abbiamo saldato. Quella è la marmitta che abbiamo messo. Ragazzi, vi saluto con questo pezzo che avanza. Era il pezzo di tubo che avevo costruito per il supporto in gomma della marmitta. Purtroppo, facendogli fare la curva come volevo io, si è rotto. L'ho sostituito, ho preso un perno in acciaio. Ho preso un altro perno in acciaio come quello di prima, gli ho tagliato la parte filettata, gli ho tagliato la parte di dietro, l'ho piegato e ho fatto il supporto per il gommino. Ora vi saluto e buon lavoro a tutti.